Ciao Leo Cartucci e benvenuti a Obiettivo Fiamme Oro. Siamo al centro polifunzionale Gruppi Sportivi Polizia di Stato Spinaceto per andare a scoprire quello che è il nuoto per salvamento, questa disciplina che è nuova anche per noi, ma in realtà vogliamo svelare quelli che sono gli atleti più importanti della Polizia di Stato di questo settore, soprattutto perché i direttori sportivi e il coordinamento che assiste questi atleti è un team decisamente unico e speriamo che in futuro sia anche un occhio per quanto riguarda la prospettiva olimpica. Ed eccoci quindi con tutta la squadra schierata. Alla mia destra siamo con Alberto Scalabrino, il direttore tecnico del settore. E quindi poi agente scelto Pinotti Federico. Agente scelto Simone Procaccia. Agente Francesco Bonanni. E quindi il tecnico alla mia sinistra, assistente capo Tramontana Massimiliano. E il settore giovanile, Andrea Piroddi, Flavia Costantini, Anna Maria Padovano, Andrea Niciarelli. Allora, andiamo subito a scoprire quelle che sono le discipline e attività. Sappiamo benissimo che il nuoto per salvamento è nuovo per il Sistema Italia Televisivo. In realtà da moltissimi anni è presente e c'è uno sforzo pazzesco che fanno tutti i giorni in allenamento. L'abbiamo visto già con lo speciale del nuoto sincronizzato. La realtà è questa: hai un team eccezionale con dei successi unici e devo dire anche a livello mondiale, ma in realtà la preparazione è propedeutica tutti i giorni, vero? Assolutamente sì, noi ci alleniamo quotidianamente dal lunedì al sabato, dalle 3 alle 4 ore tutti i giorni. Devo dire che il settore è in parte presente perché comunque siamo presenti con 30 giovani tesserati. Quelli di oggi sono i giovani che hanno ottenuto medaglie individuali ai campionati italiani assoluti. Il settore per salvamento è uno sport singolare, come avevi detto te giustamente prima, ed unico perché abbina diciamo, l'utilità sociale, quali la sicurezza e la salvaguardia della salute, la salvaguardia della vita umana in acqua, sia in mare che in piscina, ad un'attività agonistica vera e propria come la nostra, dove gli atleti si cimentano per competere per l'ottenimento delle medaglie sia a livello nazionale che internazionale, come gli ultimi mondiali hanno dimostrato. Allora, il tecnico, chiaramente, qual è la propria, la programmazione e gli allenamenti di solito del team? Diciamo che la programmazione segue un po' quelle che sono le basi del nuoto, per cui il nuoto per noi rimane comunque alla base della preparazione. E io poi ho la fortuna di allenare atleti di altissimo livello nel mio gruppo che, come detto poc'anzi, ottengono risultati a livello mondiale, record eccetera eccetera, e nazionali ovviamente. Abbiamo questa fortuna, facendo parte poi di questo corpo della Polizia di Stato, di fare una cosa che ci piace, che ci impegna tantissimo, ma ci piace tantissimo, e i nostri obiettivi sono quelli comunque di andare in campo nazionale, in campo internazionale, a vincere medaglie e ottenere i nostri record. Perfetto, allora questo è il primo check-in. Adesso andiamo a scoprire interviste tematiche ad ogni atleta, perché ogni atleta lascia il firmamento appunto di questo gruppo Fiamme Oro in tutto il mondo, un segnale più che positivo. Primo intervistato Federico Pinotti, intanto i successi incredibili, in realtà insomma è una disciplina, soprattutto la tua, che da oltre 50 anni qui nel gruppo della Polizia di Stato, insomma è una soddisfazione, ma anche perché lo diciamo che è una storia indelebile di questo gruppo. Sicuramente, il salvamento dal 2007 fa parte della mia vita. Io provengo dal nuoto e nel 2007 ho avuto la possibilità, grazie al gruppo sportivo Polizia di Stato, di entrare a far parte di questo gruppo e di questi ragazzi, e ne ho fatta una passione, è diventato per me una forma di vita, tutto nella mia vita intorno al salvamento. Federico, allora spieghiamo qual è l'attività, vai! Allora, io mi cimento nelle prove con il manichino e faccio il 50 metri trasporto manichino e il 100 percorso misto. E il manichino è lui e lo troviamo sotto l'acqua a metà vasca e va a simulare il salvataggio di una persona, di un pericolante. Il manichino
riempito di acqua, pesa intorno ai 40-45 kg e attraverso una tecnica di salvataggio che durante gli allenamenti ogni giorno alleniamo e impariamo a trasportarlo il più velocemente possibile. Prima andiamo a vedere la fase live in piscina, c'è da dire questo, cioè la soddisfazione di tutti i tuoi successi, soprattutto programmazione 2015, la soddisfazione tua primaria, quello che ricordi di più importante? Beh, di ricordi belli nel salvamento ce ne ho tanti, potrebbe essere l'ultimo quello della partecipazione a 31 anni a una manifestazione internazionale nello scorso settembre, i mondiali. Come poi, come si dice spesso, la prima volta non si dimentica mai, il successo dei mondiali nel 2008, dove a Berlino era venuta presente parte della mia famiglia e quindi quello è rimasto un indelebile nel mio cuore, nel mio... E questi sono i ragazzi, chiaramente a questo amore come sempre, come lo ripetiamo da oltre un anno, e la soddisfazione è loro. Adesso andiamo a vedere il suo live. Allora, descriviamo Scalabrino quello che sta facendo in questo momento. Allora, Federico arriva a stile libero, va giù in presa subacquea, effettua la presa del manichino, manichino veloce fino al muro, dopodiché lascerà l'attrezzo, calzerà le pinne e imbraccerà il torpedo al collo, operazione che, come ha fatto Federico, si svolge dopo numerose abilità provate entro 5 secondi. Beh, ricordiamolo, insomma, Scalabrino, quanti sono i successi ottenuti, incredibili. Federico è il nostro campione per eccellenza perché sta scrivendo la storia di questo sport, più di 10 titoli mondiali in carriera e una ventina di medaglie almeno internazionali tra World Games e campionati europei. È stato 4 volte campione del mondo e... E beh, ragazzi, tutto questo è solo storia e continua a incidere la storia. Grazie. Eccoci, allora, Simone Procaccia, qui abbiamo cambiato decisamente l'elemento. Siamo con una soddisfazione incredibile perché insomma anche tu ti dai tanto da fare e lasci risultati incredibili. Sì, devo dire che fino adesso la mia carriera sta andando bene, io lavoro nel salvamento con le pinne principalmente, la mia gara principale è il 100 manichino, trasporto manichino con pinne, che consiste nell'effettuare i primi 50 metri in subacquea, recuperare il manichino al fondo della piscina e riportarlo indietro per altri 50 metri. Queste sono pinne propedeutiche con un peso specifico incredibile. Sì, sono pinne particolari studiate anche da noi atlete e fatte mettere in produzione, diciamo, ad hoc per noi. Siamo passati dalla fibra di vetro alla fibra di carbonio, sempre per aumentare sempre di più le prestazioni e ci garantiscono di effettuare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Con il curriculum incredibile di tutto il gruppo, tutto il team di Fiamme Oro per quanto riguarda appunto il settore nuovo di salvamento, la soddisfazione tua primaria anche per te qual è il ricordo? Beh, i due ricordi più belli sono senz'altro la vittoria dei mondiali nel 2012 e nel 2014 quest'anno, ad Adelaide nel 2012 e a Montpellier quest'anno in Francia, dove peraltro era presente anche mia moglie e mia figlia, che... è stata una soddisfazione enorme. Come vedete, insomma, il nucleo familiare li sostiene e poi è il nucleo familiare che poi gli dà la vita e la soddisfazione anche privata, perché poi tornano qui, sono macchine da guerra in allenamento e poi quando finiscono tornano allo stato naturale. Esatto, è la vita di ogni atleta, nel senso che il nostro lavoro è mettere impegno fisico per parte della giornata e l'altra parte della giornata dedicarsi al riposo, alla famiglia, hobby e altre cose. Questo è il pensiero, la filosofia degli atleti targati Polizia di Stato. Tutto qui. Allora, siamo con Tramontana, il tecnico, e abbiamo in acqua Simone Procaccia, il nostro specialista del 100 trasporto manichino con pinne. Vediamo se sta esercitando appunto su questa prova dove deve effettuare una parte di gara, esattamente il 50% in apnea subacquea con le pinne, dove alla fine dei quali trova un manichino da recuperare e portare al termine della gara compiendo gli altri 50 metri, diciamo, di trasporto. Importanti qui sono le variazioni che abbiamo fatto insieme riguardo alla tecnica, che ci ha portato un po' ad avere dei miglioramenti in termini cronometrici, ottenendo poi agli ultimi mondiali il record del mondo sulla specialità.
Sono una grande soddisfazione, diciamo, questa qui per noi, perché sono ormai, il livello è altissimo. Su questa prova si stanno cimentando tantissimi atleti, anche olimpici, che stanno ottenendo dei risultati notevoli, per cui primeggiare con atleti, facendo parte di sport non olimpici, primeggiare con atleti che fanno le Olimpiadi attualmente, come neozelandesi, australiani e anche francesi alcuni, è veramente una grande soddisfazione. Beh, soddisfazione anche nostra di presentarli, perché insomma abbiamo visto anche la fase di immersione incredibile, quindi gesti sportivi e atletici ai più alti livelli e anche estremi. Complimenti. E quando parliamo di disciplina non solo appunto sportiva ma anche istituzionale e sociale, ne abbiamo appunto l'esempio con Bonanni qui, perché in realtà ha dato la dimostrazione di quello che può essere l'attività sportiva poi in live nella vita, perché non è il termine, sai, quando si dice termine di eroi, in realtà tu sei una persona normale che in un momento importante quest'anno sei riuscito a dare una tua dimostrazione per salvare una persona. Intanto benvenuto, e la soddisfazione è anche tua. E privata precede i successi tuoi sportivi, vero? Sì, quest'estate a Ferragosto mi trovavo in vacanza a Capo Vaticano in Calabria, e praticamente durante una giornata di mareggiata sono dovuto intervenire per il salvataggio di una persona, di una ragazza che stava per affogare in mezzo al mare in preda alle onde che la stavano portando sulla scogliera. Questo è il dietro le quinte, ma in realtà poi il fondamento, le basi più importanti appunto di questa disciplina è essere e servire per il futuro, insomma, le persone che possono averne bisogno. In realtà poi insomma sei una stella, perché nel 2013 appunto vincere un trofeo così importante internazionale dei non sport olimpici, in realtà insomma racchiude quelli che sono quelli molto vicini a diventare sport olimpico, è una soddisfazione anche tua. Esatto, sì, ho vinto nel 2013 World Game, che sarebbero le Olimpiadi dei sport non olimpici, ed è stata una tra le più grandi soddisfazioni della mia carriera sportiva, perché anche per quanto riguarda me c'era tutta la mia famiglia che mi ha seguito in Colombia, e quindi è stata una grande emozione. Aspettiamo quelli che sono gli altri atleti. Grazie. Ed ecco quindi riunito tutto il team giovanile, perché in realtà nostra è non solo tirar fuori le realtà importanti di quello che sono gli atleti di punta, ma anche quello che c'è dietro le quinte, la spinta giovanile appunto a questo corpo. Come ti trovi la famiglia Polizia di Stato? Mi trovo molto bene, sono entrato a far parte di questa famiglia 4 anni fa e ero un atleta di un livello medio, e grazie alla collaborazione che ho avuto con loro e grazie comunque sia all'impegno durante tutti questi anni, allenamenti molto pesanti 6 giorni a settimana, siamo riusciti a ottenere quest'anno grandissimi risultati e raggiungimento di grandi soddisfazioni e grandi obiettivi. Dopo gli assoluti 2014, il tuo progetto? Vai. Il mio progetto è quello di continuare in questa attività per più tempo possibile, rimanere con loro per altro tanto tempo e raggiungere altri grandi obiettivi, migliori a quelli che ho conseguito quest'anno. Beh, pensate insomma che record su record, e quindi anche per te insomma soddisfazione questa, una bella famiglia, ti trovi bene anche perché hai poi degli atleti insomma che ti danno spinta, vero? Sì, mi trovo molto bene, anche io sono entrato in questo gruppo 4 anni fa e il mio livello era appunto intermedio, e grazie ai grandi sforzi e grandi allenamenti insieme ai miei compagni di squadra sono riuscito a diventare un atleta di alto livello, diciamo. Lo stimolo viene da loro, perché insomma sì, l'allenamento è continuo, ma in realtà poi tutto il settore dirigenziale e tecnico non fanno altro che dare un supporto. E poi devo dire insomma, vedendo quello che è la famiglia, c'è un supporto piuttosto amichevole. Si è professionali chiaramente, no? Però in realtà dà anche una bella serenità di allenarsi con gioia, giusto? Beh sì, certo, comunque sì, adesso i miei compagni di squadra sono diventati degli amici, anche perché ci passo metà delle mie giornate tutti i giorni, quindi ovviamente
sono parte della mia vita ormai e quindi mi trovo molto bene insieme a loro. E adesso mi metto a fianco a me le due ragazze. Dalla parte del cuore, quindi, la soddisfazione, insomma, il settore giovanile che è presente con l'argomento, insomma, queste donne, queste ragazze che danno la spinta, la soddisfazione anche tua, è un bel ambiente e riesci a allenarti. Complimenti per le soddisfazioni professionali. Grazie. Sì, è un bel ambiente, mi trovo bene. Sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto negli ultimi 3 anni quando sono arrivata nelle Fiamme Oro. Noi ci alleniamo tutti i giorni, 2 ore e mezzo al giorno più 3 volte alla settimana alla palestra. Quindi è un bel impegno perché ci tiene impegnati la maggior parte quasi della giornata. Quindi insomma... È importante allenarsi per ottenere questi risultati. Questa soddisfazione sua personale è poi quella che viene praticamente un po' da tutto il team giovanile, no? Giusto? Anche per te il rilassamento poi è che porti le tue performance, le porti anche in casa, in famiglia, e poi la famiglia ti deve sostenere, insomma. Però c'è anche un'altra famiglia che è questa, quella che vediamo qui nel club. Sì, no, certo, la mia famiglia mi ha sempre sostenuto e comunque sia l'impegno è molto, anche perché ecco, gli allenamenti sono a volte molto pesanti, ma anche grazie al nostro allenatore Federico Pinotti, che è appunto l'allenatore del settore giovanile, che ci sostiene comunque tutti i giorni e ci aiuta a affrontare appunto gli allenamenti giorno dopo giorno. Per vedere le fatiche, il live di tutti loro, così come tutti gli atleti, adesso passiamo alla fase attiva e dinamica. In acqua Andrea Piroddi, un ragazzo della squadra giovanile che sta effettuando un'altra delle nostre specialità, che sarebbe il trasporto marino con torpedo e pinne. E vediamo, sta effettuando una prima parte di gara a stile libero con le pinne e il torpedo vincolato al corpo. Quando arriva al muro deve agganciare il torpedo al manichino e trasportarlo molto velocemente verso, diciamo, il traguardo, che sarebbe poi il secondo 50 da effettuare nuotando, trainando il manichino stesso. Manichino pesa intorno ai 40 kg, vero? Manichino pesa intorno ai 40 kg, diciamo, per questa specialità il manichino viene riempito solo a metà, per cui deve affondare fino all'altezza della linea bianca che vediamo disegnata sul corpo del manichino. E il curriculum di questo ragazzo, vai! Il curriculum di questo ragazzo è stato un grande salto di qualità che ha fatto, diciamo, negli ultimi 2 anni, in particolare nell'ultimo anno, dove ha ottenuto un titolo assoluto proprio su questa prova e un terzo posto in un'altra specialità, e che gli ha permesso di poter essere convocato con la nazionale e venire a fare i mondiali in Francia, che abbiamo svolto quest'anno a Montpellier a settembre. E quindi, dopo gli assoluti, la soddisfazione sua in apertura internazionale? Soddisfazione sua e mia, che ho la fortuna di allenare, ho la fortuna di accompagnarvi anche come tecnico della nazionale quando andiamo fuori, per cui doppia soddisfazione per tutti. Scalabrino, allora, dimostrazioni di quello che sta accadendo. Allora, adesso sto facendo una simulazione della staffetta mista, ossia 50% della formazione, 4 atleti, obbligatoriamente 2 maschi e 2 femmine. Prima frazione su 50 metri in gara reale, qui 25, a stile libero normale. Seconda frazione di pinne sub. Terzo frazionista Andrea, nuotata a stile libero con il torpedo di salvataggio. Ultima frazione con Andrea Niciarelli protagonista, assicurazione del torpedo e del manichino, e con le pinne trasporto del pericolante, che può battere solo le gambe, come potete vedere. E all'arrivo siamo stati campioni italiani assoluti l'anno scorso proprio in questa staffetta. Beh, i complimenti sono anche per il settore giovanile, che spinge chiaramente dal basso solo per quanto riguarda l'età, vero? Perché in realtà le performance già le danno e le dimostrano. Adesso c'è una sorpresa, andiamo a vedere quello che può essere invece una disciplina attuale nel sociale, vero?
Allora, prima di vedere quello che è in realtà un salvataggio che può accadere tutti i giorni d'estate, la programmazione invernale estiva di quello che può essere il gruppo. Allora, la programmazione tecnica agonistica prevede un appuntamento fondamentale che è quello di selezione nei campionati italiani assoluti, e di solito in programma sempre ad aprile. E nella seconda parte di stagione iniziamo con le prove invece oceaniche, ossia quattro prove individuali e tre di staffetta che si svolgono proprio al mare, quindi all'aperto. Adesso andiamo a vedere quello che accade nel sociale, che può essere appunto un'attività che può accadere tutti i giorni. Assolutamente sì, adesso vi proporremo una dimostrazione della staffetta salvataggio con tavola. Un atleta parte pericolante, si avvicina ad una boa ovviamente di segnalazione al mare, arrivata alla boa segnala una situazione di difficoltà, quindi pericolante in difficoltà, parte l'atleta soccorritore con la tavola di salvataggio, tecnica di trasporto, adesso arriva, assicura il pericolante alla tavola, tecnica per salire e nuotata in coppia verso la linea del traguardo. In questa staffetta siamo stati campioni italiani assoluti per 2 anni di seguito, l'anno scorso e 2 anni fa. Scarabina, nel 2009 il direttore tecnico in realtà è un ex atleta, e poi quando se ne parla in questo modo proprio perché dietro le quinte di ogni settore appunto dell'attività dei gruppi sportivi fiammari c'è un grande atleta che poi passa a direzione tecnica. La soddisfazione è che loro rimangono sempre nell'ambito umano, sempre, lo dico e lo ripeto, sia nell'attività sportiva che quella umana rimangono sempre sonnacessorili, lo dico insomma, lo stato naturale e semplice. Sorpresa finale prima della chiusura del programma: tutti gli atleti del settore assoluto e giovanile ci danno una staffetta, vero Scarabrini? Abbiamo qui il mio direttore tecnico a mia sinistra e il tecnico a mia destra, insomma soddisfazione perché sono loro che riavvolgono il nastro. Assolutamente, questa è un'altra staffetta che sviluppiamo in mare, staffetta salvataggio torpedo, pericolante nuoto, pericolante in difficoltà Anna Maria, arriva il soccorritore Andrea, il pericolante si assicura il torpedo di salvataggio, si ritorna con le pinne Andrea, battuta di gambe per Anna Maria, e sulla battigia al mare sono poi pronti a soccorrere i nostri due atleti Federico ed Andrea. Allora Federico e Andrea, che cosa accade poi nel passaggio? Nel passaggio adesso lo vediamo sul bordo vasca, ma generalmente viene fatto sulla spiaggia, viene tratto in salvo il pericolante che non deve assolutamente aiutare diciamo i soccorritori per essere portato fuori. La cosa diciamo da specificare è che il pericolante è comunque cosciente, non è un pericolante diciamo incosciente che sarebbe stato sul fondo del mare nel caso specifico, quindi è importante perché ovviamente non sarebbe possibile poi recuperarlo in questo modo, né per quanto riguarda questa staffetta e tantomeno per quell'altra che abbiamo visto poc'anzi con la tavola. E questo è tutto il gruppo e questo è chiaramente il supporto tecnico fisso ogni giorno che dà sostegno poi alle performance dei ragazzi. Polizia di Stato, Fiamme Oro, gruppi sportivi, un ciao da Martucci e un ciao soprattutto da tutti loro. Vai! Ciao! Video.
adesso qualche minuto per il sociale. Ciao. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I can offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. Out in my mind where you belong, I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Nutricor Legno, falegnameria artigiana in Roma Capitale da oltre 30 anni, leader per quanto riguarda appunto gli arredamenti tutti i tipi, classici e moderni, legno a taglio, tettoie, pergole e gazebi. Basta l'esposizione interna, in via di Ligoria 45, telefono e fax 06 565 1022 e poi chiaramente molti sono gli articoli veramente fa da te e poi ragazzi 10% di sconto per tutti quelli che si presentano qui in azienda. Mi raccomando, vi aspetto, siamo qui per rispondere a tutte le vostre esigenze. Media Partner Parrucchieri Pazzi Roma con 4 centri, sede centrale è al centro commerciale Carrefour Tor Vergata, Viale Luigi Schiavonetti 426, telefono 06 7267 1319 oppure
presso il Parco Leonardo, il centro commerciale in Viale Bramante, telefono 06 65 000 953, www.parrucchieripazzi.it. Plane Sport, 2000 metri quadri di tecnologia high tech per il fitness, centro estetico, consulenze fisioterapiche, via Pianova 665 Roma, telefono 06 78 34 4358, il sito è planetsportroma.it e chiaramente adiacente a Metro Collebane.